Carissimi, da dire la notizia dell'ambasciatore del Pakistan, Pontecorvo, che ha dichiarato che tramite l'osservazione di un potente telescopio di Alex Zikon e di Ali Sadpara, dei compagni degli alpinisti che sono stati a, come si dice, a controllare per cercare corpi di Daniele Nardi e di Tom Ballard, e purtroppo le sagome a 5.900 metri sono le loro. Si trovano sullo sperone Mammeri del Nanga Parbat, una montagna del Pakistan, è la nona montagna al mondo superiore agli 8.000 metri, fa facente parte del versante del Karakorum. Nanga Parbat viene detta anche la montagna assassina, perché hanno perso la vita svariate decine e decine di persone. E ultimo di questi giorni, appunto, il poveretto Daniele Nardi con Tom Ballard, l'alpinista. C'è una poesia struggente di Stefania Pederiva, la sua compagna. Guardate, veramente mi sono commosso, e mia moglie, veramente siamo commossi. E niente, cosa volevo dire? La prima vittima chi fu? Proprio Albert Frederick Mammeri. Nel 1895, tentando una scalata, perse la vita, e da lì, appunto, come si dice, gli fu intitolato proprio, appunto, questo sperone molto insidioso e pericoloso, perché soprattutto d'inverno si riempie di valanghe, di saracchi. Saracchi sono blocchi di pezzi di ghiaccio che tramite scongelamento scendono giù e ovviamente travolgono tutto quello che trovano sul percorso. Ecco. Allora mi sono dovuto appuntare, purtroppo, perché sono talmente tante le vittime che... Allora, dicevo, nel 1895 Albert Frederick Mammeri, nel 1934 ha perso la vita Alfred Drexel e Willow Welzenbach, in una spedizione sfortunatissima, perché praticamente salirono in 14 più 9 Sherpa, 14, e una tempesta li bloccò e li travolse, dove persero la vita. Poi nel 1937 perse la vita Carl Wien, con una spedizione composta da 9 alpinisti e 9 Sherpa. Nel 1962 Siegfried Lowe è precipitato da un crepaccio. Nel 1970 il primo italiano, Reinhold Messner, col fratello Gunther, salgono sulla sommità, tra l'altro i primi italiani, però nel ridiscendere sbagliano e praticamente scendono proprio dallo sperone Mammeri. E nel ridiscendere il fratello Gunther praticamente viene travolto da una valanga e perde la vita, mentre Reinhold riesce a salvarsi. Nel 2008 Karl Unterkirch è precipitato, sempre dal Nanga Parbat. Nel 2016 purtroppo Daniele Nardi e Tom Ballard, che tra l'altro io e mia moglie seguivamo già da parecchio tempo, della spedizione sfortunata del 2016, dove venne praticamente sgregato da Simone Moro e da Alex Zikon e Alice Appara, ritenendolo inidoneo. L'unica soluzione che gli fu proposta è quella di una salita in solitaria. Lui ovviamente non se l'è sentita e è andato via incazzato a Mero. Tutto qui. Purtroppo la montagna ha rispettato questa sua, come si dice, nomina di montagna assassina, portandosi via 2 giovani vite. A quel punto, come dicevo, io e mia moglie ci ponevamo un interrogativo. Daniele Nardi è diventato padre a settembre. Ne parlavo tra l'altro con un ragazzo, Mad Ike, adesso non mi ricordo il nick, non me ne voglia, però è un ragazzo con cui ho interagito, che ho conosciuto da poco, molto in gamba, e che appunto lì a quel punto si pone l'eterno dilemma. Cosa fare? Dare via libera alle mie passioni, oppure godermi, diciamo, gli affetti familiari e starmene a casa mia? E quello è un problema, perché se non ci fossero persone come Daniele Nardi, noi saremmo ancora al letto della pietra, perché non ci sarebbero gli esploratori, non sarebbe stato Cristoforo Colombo, che ha preso le 3 caravelle e è andato fino agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, veramente in Centro America, non negli Stati Uniti, perché non ho scoperto gli Stati Uniti. Per cui,
è un po' un problema, quindi uno dice: ma cosa fa? Me ne sto a casa oppure faccio il tra virgolette pazzo? Cioè lui non era pazzo, lui studiava i percorsi, le cose. E lui eseguiva le salite in stile alpino, perché dovete sapere, ci sono due stili nel salire una montagna. C'è lo stile alpino e lo stile classico. Lo stile alpino è quello proprio che prevede praticamente salire in vetta con il minimo indispensabile, senza ossigeno, senza portatori, senza l'utilizzo di corde fisse, e il più breve tempo possibile. Ovviamente è faticosissimo, però diciamo è la più breve. Invece quella più dispendiosa è quella in stile classico, che prevede l'utilizzo di numerosi portatori. Prima vanno gli sherpa che fissano delle corde, quindi tutta una serie di cose. Ci sono varie, anche nell'alpinismo ci sono le varie differenze. Tutto qui.